passato il giorno di Natale in cui tutti siamo più buoni, però ancora sulla vicenda delle banche e tutto quello che è accaduto in queste settimane ci sono due cose che non tornano e che non sono state spiegate. Ci sono sostanzialmente due bugie che hanno raccontato. La prima è venuta da Maria Elena Boschi, personaggio chiave della vicenda banche, ha buttato il numero delle azioni quasi a mo' di sfida, che aveva il papà, che aveva la mamma, che aveva anche il fratello che lavorava nella banca e pure quello che non ci lavorava, oltre a quelle che aveva lei. Quel numero di azioni non coincide con le dichiarazioni fatte di volta in volta, queste sono le regole della Consob, dai propri genitori per quello che si chiama l'internal dealing della banca. Lei dice che la mamma ne aveva circa 2013 azioni, che il papà ne aveva poco più di 7.000, e insomma rispetto agli acquisti fatti ne mancano circa 13.500 al papà e circa 5.500 alla mamma. Mancano all'appello perché forse sono state vendute, che non era un particolare proprio irrilevante da raccontare nella sua storytelling dei genitori, persone per bene. Perché quando sono state vendute? Sono state vendute tra il maggio 2014 e il gennaio 2015. Perché dico quelle date? Perché fino a maggio 2014 abbiamo gli acquisti. Da quel momento le azioni si sono rialzate due volte. Una perché c'era la voce, anzi c'era l'offerta ufficiale di un'altra popolare, quella di Vicenza, per la popolare dell'Etruria. E quindi il prezzo è schizzato, salvo poi piombare a terra quando il vertice dell'Etruria, in assoluta solitudine, senza consultare l'assemblea, l'ha rifiutato. La seconda volta è stata a gennaio, quando c'erano le voci, gennaio 2015, quando c'erano le voci del decreto sulle popolari. Anche in quel caso c'è stata una corsa al rialzo delle azioni che per una stranissima coincidenza ha visto il record proprio nell'Etruria, perché erano tante le popolari che potevano essere, erano 10 che potevano essere comprese in quella lista per diventare finalmente contendibili, però solo l'Etruria fa più 68%, la seconda nella serie dei rialzi fa più 35%, il tutto in 15 giorni. È per caso quello il periodo in cui papà e mamma Boschi hanno venduto le azioni? Come non c'è ancora stata nessuna risposta ufficiale da parte di Matteo Renzi sull'altra omissione, è quella dei suoi genitori, che hanno dichiarato, assicurando sul proprio onore, che avevano una certa situazione di case, di società, dimenticandosene una che si chiama Parti SRL e che in qualche modo, come abbiamo raccontato più volte, era legata a questa storia. Perché i genitori di Renzi si sono dimenticati di raccontare il possesso di quella società, e che aveva una vocazione proprio per fare, diciamo, occuparsi dei grandi store immobiliari, che avrebbe fatto un'altra società che aveva il socio comune e dove c'era Lorenzo Rosi, il presidente della Popolare dell'Etruria, quando vicepresidente era Boschi, che si è rifatto un'attività, una vita imprenditoriale quando sono stati cacciati dalla banca commissariata. Tratti di bugie o di omissioni sono dei tasselli che mancano a questa storia, per cui è giusto continuare a chiederlo, anche perché sono bugie o omissioni che sono state raccontate da congiunti del Presidente del Consiglio o dallo stesso Presidente del Consiglio o da congiunti del ministro più importante del governo Renzi, Maria Elena Boschi, o dalla stessa ministro durante la sua ricostruzione. Tra le omissioni di quella ricostruzione, peraltro, c'era anche un altro particolare che invece era stato comunicato alla Consob. I genitori entrambi avevano acquistato, sia pure non per grandi valori, stiamo parlando di 6-7 mila euro, delle obbligazioni
della Banca Popolare dell'Etruria. Quelle non sono state citate, però erano obbligazioni buone, quelle senior, non quelle cancellate dal decreto del governo. Entrambe avevano scadenza 2016, io non so se ce le hanno ancora perché non ci hanno raccontato nulla. Quindi continueremo a fare domande.